Questo è un istituto comprensivo, quindi cominciamo dall'infanzia per arrivare fino alla media e dunque abbiamo bambini insomma, dai 2 anni e mezzo ai 14 ragazzini che corrono tutto l'arco della prima fase della vita. L'ambiente in cui ci troviamo è un coacervo di differenze e possibilità. Prima di tutto, diciamo, viviamo in una zona che inizialmente era una zona periferica e quindi era, diciamo, con insomma, famiglie non molto abbienti e anzi, c'era un bel numero di famiglie con gravi difficoltà socio-economiche. Io sono fiduciosa perché mi sembra che lo spirito sia stato già compreso rispetto almeno a quello che sono le prime fasi, cioè i laboratori per i ragazzi, il discorso della, diciamo, costituenda associazione dei genitori, perché i genitori hanno proprio bisogno di dialogo, hanno bisogno proprio di condividere le difficoltà dell'essere genitori, che oggi veramente forse lo è sempre stato un mestiere difficilissimo, però questa volta, questi anni sono stridenti sulla difficoltà educativa e condividere questo peso con le insegnanti e con gli altri genitori lo alleggerisce un po'. Dunque, questo è un progetto che abbiamo sposato subito per questa capacità di coinvolgere contemporaneamente tutti gli attori. Da una parte c'è questa formazione per i docenti che è cominciata già alla grande, perché poi devo dire che i nostri partner insomma, di Pantacù sono stati bravissimi perché hanno individuato delle competenze sul territorio che sono le più alte, cioè si sono scelti i migliori. E allora quando si lavora con le persone più competenti, più esperte, tutto viene meglio. Dunque, anche voglio dire, il laboratorio di formazione per i docenti è stato già molto apprezzato dai miei docenti. E Pantacù sta facendo già un bel lavoro sulla formazione, che loro sono molto contenti perché è una formazione che coinvolge. Poi abbiamo fatto un incontro con i genitori, con i rappresentanti di classe delle scuole, della scuola media, della scuola secondaria, eppure loro sono stati proprio interessati assai dal percorso che vorremmo fare. Prima di tutto perché ovviamente è utile per i loro figli, ma poi perché c'è questa possibilità, come dicevo, di dialogo, di confronto, di autoaiuto ed è questo credo che diciamo, è la cifra di Pantacù, l'autoaiuto come risposta alla povertà educativa, in modo che ognuno poi da aiutato possa diventare aiutante di qualcun altro in successione e tutto questo si svolga in una maniera semplice, allegra, calda. L'esigenza di Pantacù è soprattutto sullo sguardo lungo della triennalità. A me è piaciuto moltissimo questo discorso diciamo, del lungo periodo, perché i progetti annuali sono molto interessanti e belli, noi li facciamo mirati nel nostro piano di miglioramento, però un progetto triennale di per sé ha uno sguardo lungo sulla crescita dei bambini e quindi era proprio quello secondo me che ci voleva. E difatti quando me l'hanno presentato 2 anni fa, io ho detto sì, per carità, subito. Poi diciamo, i ragazzini delle medie sono già presi dal futuro, perché la media è di per sé una scuola orientativa e se non lo è fallisce, voglio dire. E quindi la possibilità di mettersi in contatto con le associazioni di categoria e gli artigiani del territorio, dà loro un'opportunità anche di conoscere uno spaccato lavorativo che è estremamente importante per la loro formazione.